mi hanno lottato con 30 anni fa, il mio caro amico, il quale vedo era il classico insieme della Napoli bene, quindi era uno che guidava il motorino come un bambino, e un bel giorno il padre lo manda a fare l'esperienza di 6 mesi in Australia. Quando torna, giovane giovane, aveva 17 anni dall'Australia, torna una persona completamente diversa da Napoli, tanto che quando ci vedevamo a pranzo, questa ragazza diceva, assurdo fatto di guidare a Napoli, si guida proprio in modo genitore, aveva cambiato sia il tono che il colore della voce, ma soprattutto aveva cambiato gli argomenti, aveva cambiato il modo di pensare. Allora io già lo so, quindi tu raccontami tutto, che hai pensato stamattina che hai detto padre, come si dovrebbe guidare la macchina. Però tu raccontaci, hai 5 minuti, mi prendi il tuo tempo, raccontaci l'esperienza in America. Buonasera, io sono Massore De Re, sono il figlio di Giorgio De Re e oggi mi accanto per dire una cosa riguardo l'esperienza in America. E questo pensiero che ho avuto, perché non è un pensiero, ma è una realtà che si trova tuttora a Los Angeles. Ovvero, quando stamattina alle 8:30 stavamo venendo qua e la finestra era occupata, io dico a mio padre, papà, lo sai che in America dopo sono 5 corsie e una mi va a autoconfigurazione del cervello. Una piccola idea che cambierebbe lo scorrimento comunque delle auto, quindi anche la nostra visione delle auto, cioè non andare singolarmente in un'auto, ma in compagnia. Comunque non è poco, questa è in realtà Los Angeles, che poi la nostra Los Angeles sono veramente peggio di quelli che possiamo dire. Chi altro ci vuoi raccontare invece dell'America come modo di pensare? Cos'è che hai visto che ti ha fatto cambiare il modo di pensare? Questa è stata una cosa divertente che è accaduta stamattina. Sì, allora l'America sicuramente ti apre la mente per quanto riguarda il lavoro, perché per me è una realtà che si ha da 12 anni, 14 anni. Io mi ricordo che avevo detto a trovare cassieri fatti così, perché in America si sa lavorare 14 anni, cosa che invece non si può fare qui in Italia. E altre cose che avevo detto a me, ovviamente le persone, come si studia, addirittura gli studenti non vengono pagati per fare le tecniche da scuola, per esempio sono andato per fare tutto. Sei tornato con un assegno? Ah sì, sono tornato con un assegno, con la banca, ci sono le cose che vanno a dire qualcosa, Luci. È esito. Però hai giocato. E ora raccontaci una cosa privata che tuo padre mi ha autorizzato a sentire in pubblico. Tu hai detto a mamma, io mo voglio tornare in America. No, allora, l'idea è la situazione. Prima era il fatto che stavo bene in America e volevo venire. Quindi faccio, mamma, fammi iscrivere a queste borse di studio, ci vediamo come va. Poi diciamo che mamma non ti va bene su questa cosa, alla fine sono mangiato. Ok, quindi la mamma si è mise a chiacchiere, ve lo dico io, in inglese. Laura non la vedo, la sto cercando con lo sguardo, ma non ci sta. Va bene, quindi Laura, mi raccomando, poi mi dai il resto a me. Va bene, mi associo, allora, mi associo al tuo trattazione, al tuo proclamo, perché vuoi dire vale la menta. Vale la menta. Il mio padre mi domanda, comunque non è che un figlio da 9 mesi si può parlare con una domanda, ma posso fare per altri 5 anni e non rispondere. Esatto, bravo. Un po' come tutte le mamme, no? Io 30 anni fa me ne andai per 20 giorni. Poi non tornavo più dall'Inghilterra, era il mio primo viaggio. All'epoca non conoscevo ancora tuo padre. Però fu divertente perché mia madre si preoccupò perché diceva ma non mi chiedi nemmeno i soldi. Ecco perché napoletano intelligente poi si era organizzato, io stavo invece in Inghilterra presso una parrocchia e quindi tutti gli italiani di quella parrocchia, bravo, grazie. Non c'era, però tu sei riuscito a prendere, bravissimo, ottimo. Allora io Marcello volevo questa tua testimonianza, se vuoi aggiungere qualche altra cosa ai ragazzi pochi, ma alle mamme ne vedo parecchie. Allora
diciamo ai ragazzi, alle mamme, un messaggio finale sugli Stati Uniti. Che cosa diresti loro come consiglio? Fate partire i figli, ai figli partite, oppure state con tu a casa che l'America sta qua? Sinceramente è un'esperienza ormai quasi aperta a tutti, anche se è un'esperienza costosa, ne vale sempre la pena, perché apre la mente, apre le possibilità. Ora come noi abbiamo fatto in inglese, sono come italiano, e penso che sia un'esperienza che bisogna essere, deve essere fatta. In un anno tu maturi come se fosse già una più che maggiorenne, insomma anche maggiorenne. E già l'anno prossimo potrei trovare l'università del tuo secondo, è già fatto anche quinto anno. Quindi non solo ti dà questa apertura di apprendimento, diciamo, ma sei già pronto a una ricerca universitaria, nel mondo di essere anni. E allora diciamo pure che ora vuole collaborare con il premio eccellenza italiana che si fa a voi. Facciamo un applauso e anche al padre.